Sì, in poche parole, il 6 ottobre, domenica 6 ottobre, al Traffic, faremo un concerto noi dei Music Phobia con i Pavic. Per chi non li conoscesse, i Pavic sono una delle band, a mio avviso, più interessanti, non solo del panorama romano. E, è un concerto a sostegno del progetto del gruppo Donatori Sangue. Anzi, il sito con tutte le informazioni è www.gruppodonatorisangue.it, dove questa onlus importante sta portando avanti un progetto in Africa, in Etiopia, dove a sostegno dei bambini cardiopatici, dove già dal 2007 hanno cominciato i primi lavori a muoversi, a portare giù le ambulanze, a fare formazioni ai medici sul posto, perché come voi sapete l'Etiopia è una di quelle purtroppo quei stati dove i bambini muoiono per molto meno. E ci è sembrato proprio il minimo, insomma, unire le forze per quello che possiamo fare. Noi ci mettiamo la musica, è come se mettessimo la colonna sonora o avere una visione musicale di questo progetto. Noi e i Pavic, per questo progetto ambizioso, straordinario, che vede l'ausilio di persone straordinarie. Ci sembrava il minimo, insomma, organizzare questa cosa al Traffic e speriamo che venga tanta gente. Il biglietto comunque è abbastanza popolare, 5 euro, e aspettiamo solo che veniate ad ascoltarci. Ci sarà un biglietto, ma c'è la possibilità di fare donazioni extra biglietto? Tutte le informazioni sono sul sito del gruppo Donatori Sangue, basta andare sul www.gruppodonatorisangue.it. E ci sono tutte le informazioni, i contatti e quanto, anzi si può verificare anche step by step di tutto quello che hanno creato fino ad oggi, quello che stanno portando avanti e il progetto appunto di amplificare questo progetto ambizioso di rieducare diciamo, i dottori per le problematiche cardiopatiche dei bambini. E veramente vi invito ad andare a cliccare su quel sito e vedere quanto stanno facendo questi uomini straordinari. Io però mi domando se aiutando questi bambini, forse non sarebbe meglio aiutarli anche dopo quando diventano un po' più grandicelli, perché se no ci ritroviamo i barconi che arrivano a Lampedusa. No, no, sì, certo, considero che il progetto appunto prevede un pre, un durante e un dopo, perché così come hanno fatto nella formazione dei medici che stavano sul posto, magari sono andati lì a fargli la formazione sugli interventi sia di pre-sala operatoria, post-sala operatoria, se no sarebbe troppo facile, no? Nel senso, per assurdo, questi sono i soldi, fate voi, no? Nel senso, la cosa più potente che puoi dare a un essere umano è la conoscenza. Dunque è così che hanno lavorato e secondo me stanno lavorando veramente alla grande. Ripeto, per me sono degli eroi. Ecco, a questo punto sorge una curiosità. Com'è successo che Music Phobia si è avvicinata a questa operazione che, diciamo, non è molto musicale, insomma, è cardiologica, ma non è musicale? Perché è capitato che abbiamo avuto la possibilità di suonare in una situazione in acustica, io e il chitarrista, a supporto di un evento benefico dell'associazione del gruppo Donatori Sangue. Ci è piaciuto questo modus operandi che hanno queste persone, l'abbiamo portato avanti per tutte le iniziative che poi loro hanno fatto durante gli anni. Facciamo un accenno a questi Pavic, che poi ho visto che si chiama Pavic perché c'è uno che si chiama Mirko Pavic, Marco. ma Marco Sì. Pavic è straniero. Sì, è un ragazzo serbo, è un amico innanzitutto e sono veramente una delle band più interessanti del panorama, ripeto, non solo romano. E hanno fatto il loro secondo album e adesso stanno in fase di fine, insomma, di mastering del loro terzo album. Finalizzazione. Finalizzazione e chissà che magari non suonino qualche brano in anteprima proprio per una serata così speciale. Ma anche Music Phobia ha qualcosa in uscita. Come no, come no. Noi abbiamo in uscita il nostro secondo album che si chiamerà 2012 e con l'occasione appunto della serata speciale noi lo eseguiremo tutto dall'inizio alla fine
in questo concerto speciale, appunto, la quale migliore situazione per eseguirlo in anteprima. Ma perché 2012? Perché è una ironizzazione della leggenda Maya. No, perché ci siamo sbagliati sull'anno, ma era appunto, diciamo, i testi e comunque sia le tematiche sono abbastanza, diciamo, che ripercorrono molto questa leggenda Maya rivista, diciamo, nella chiave moderna di quello che stiamo vivendo. Ed esce nel 2013, che sembra un paradosso, invece un senso ce l'ha. Meglio, è a cavallo tra il 2013 e il 2014, perché l'uscita prevista è dicembre 2013. Ci auguriamo che accorriate in tanti e vi dico ancora il sito www.donatorisangue.it per tutto quello che invece riguarda Musicfobia, www.musicfobia.it, per i Pavic idem, e pagina Facebook, troverete tutte le informazioni su questo evento e nello specifico l'evento benefico, basta guardare il gruppo del gruppo Donatori Sangue, insomma. E Pavic è scritto Pavic con la C finale, ma tu trattieni gelosamente tra le mani delle locandine che mi devi mostrare. Ah, è vero. Sì. Siamo qua anche per questo, già che ci siamo, vediamole. Queste sono le locandine che rappresentano questi eroi. Eccoli. Questo è l'evento. Questi baldanzosi giovanotti, non tutti più giovanissimi, però insomma che si occupano di una cosa importante. E il Traffic Club lo troverete a via Prenestina 738, potete andare a dare un'occhiata con la Google Map, Google Street. Per chi vuole sapere dove è il Traffic Club, basta dire a fianco al Jolly Caffè, il Jolly Bar, il Bar Jolly, lo sanno tutti, a zona Tor Sapienza, Prenestina. E comunque, ragazzi, non perdiamo questa occasione. Fa vedere bene pure come è scritto Pavic, così, con la C. Ok, Musicfobia. Ci siamo, ripetiamo, domenica 6 ottobre. Sì, Musicfobia e Pavic a sostegno del progetto Day After Day. C'è una prevendita dei biglietti, no? Si comprano direttamente là? Sì, direttamente là, oppure basta contattare o la nostra pagina o la pagina dei Pavic o al punto del gruppo Donatori Sangue, è possibile avere i biglietti in questo senso, insomma. Ok, allora io mi auguro che Mini Radio Web riesca a venire, anche perché sarei curiosissimo di intervistare i Pavic, che insomma ancora non li conosco, quindi certo. È bene conoscerli. E ti ringrazio per questa importante partecipazione e attendiamo trepidanti il nuovo disco. Assolutamente sì, e noi vi aspettiamo al Traffic Club il domenica 6 ottobre, Musicfobia e Pavic a sostegno del progetto Day After Day, www.gruppodonatorisangue.it. Grazie, ciao! Ciao!